You thought you had it all planned. $1,000 suit. A precious jewel. A wonderful cocktail dress. Everything seemed perfect. It was meant to be the greatest night ever. But something was missing. You felt sleepy. Look at yourself. Do you feel cool now? Un saluto a tutti gli amici di Re4Nerd, chi vi parla è Daniel Marsi, in compagnia del suo fidato e immancabile socio Spadin. E oggi abbiamo un ospite speciale, oggi abbiamo più che un ospite un amico, un altro ragazzo, un'altra persona appassionata di uno dei RPG più giocati al mondo, ovvero di World of Warcraft. Sto parlando del nostro amico Valentino Notari. Ciao Vale. Ciao. Come stai? Sto molto bene, grazie, sono felice di essere qui con voi. Bene. Benissimo, tu giochi da World of Warcraft da quanto tempo? Gioco a World of Warcraft dalla prima patch di TBC, quindi da Karazhan, si parla del 2007. Un veterano. Oh, sì. Karazhan, il mio boss preferito. Atunem è stato il mio boss dove ho sbattuto la testa più volte possibile. Ok, è una delle espansioni più belle. Sì, decisamente. Karazhan stupenda, Anche se io sono... Opera era il boss migliore. Vero. Opera è... Ma io ho un debole per Arthas e Rastro. Bravo, Peach, bravo. Dai, domanda fatidica, alleanza Orda. 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 Bravo. For the Horde. For the Horde. Can't touch this. Vai così. Va bene ragazzi, non perdiamo altro tempo, abbiamo subito il primo video. Che tra l'altro il primo video è il cinematic trailer della prima versione di World. Ok, rewind. Primo video. Quattro anni sono passati da quando le razze mortali si sono unite per combattere contro il pericolo della Legione Infuocata. Benché Azeroth sia stata salvata, la difficile coalizione tra Orda e Alleanza è prossima al collasso. I tamburi di guerra rimbombano nuovamente. Thank you.
ragazzi, siamo rimasti a bocca aperta dalla prima, dal primo cinematic di World of Warcraft. Ho ancora la pelle d'oca io. Eh sì, soprattutto un tuffo con la forma pantera della Night Elf. Anche perché io ricordo che io ho cominciato a giocare con il druido, quindi... Va bene, dai ragazzi, non prendiamoci in chiacchiere. La prima rubrica di questa puntata di Reform Nerd, appunto, è l'immancabile rubrica del notiziario nerd. Cominciamo subito. È stato rilasciato il Monopoly dedicato al mondo Nintendo. Si tratta di una versione del gioco vero e proprio, appunto, del Monopoly, nonché lo storico gioco di società che prevedeva segnalini dedicati a determinate figure all'interno del mondo dei Monopoli. Queste figure sono state sostituite con le classiche icone del mondo Nintendo, come Super Mario oppure Zelda, oltre agli scenari tipici del mondo del Regno dei Funghi. Il gioco viene venduto alla cifra di $29, ovvero 34 euro. Se c'è il segnalino di Link, lo compro subito. Non soltanto tu. Va bene. Non sembra volersi fermare la piaga che affligge gli appassionati di videogiochi e a contenuto adulto, e non stiamo parlando di roba a luci rosse, quindi violenza pura. Il recente commissario australiano ha dichiarato che il desiderio dei ragazzi di oggi di diventare spietati criminali provenga da un uso intensivo di videogames, al fine di imitare i propri eroi preferiti. Uno dei giochi che ha citato più volte nel suo discorso è stato Grand Theft Auto. Infatti, dopo, quando vi porto di nuovo in aeroporto, ho intenzione di prendere sotto 2-3 persone, perché giocando molto a questo gioco io... 2-300? Sì, sono molto, molto provato, quindi... Che cagata, vabbè. Ma questa è una piaga che ci porteremo sempre. Dai. È una croce vera e propria. Venduta per €1 milione la collezione di videogiochi più grande del mondo. Come se la cifra non fosse già abbastanza alta, l'acquirente ha dovuto sborsare anche €1000 per le spese di trasporto. L'intera collezione contiene... Eh beh, giustissimo. No, il mio dubbio è... non avrà fatto un pacco unico, cioè gli sarà arrivato un poco al giorno. Un container? Sì, e poi avrà fatto un forfè. Come se la cifra non fosse già abbastanza alta, l'acquirente ha dovuto sborsare anche €1000 appunto per il trasporto, abbiamo già detto poco fa. L'intera collezione contiene tutti, ma proprio tutti i titoli, tutti i giochi rilasciati per ben 22 piattaforme differenti. Beh, almeno adesso non potrà dire che non sa cosa giocare. Beh, però comunque bisogna fare un bel museo. Secondo me tira su tanti di quei soldi e quel biglietto d'entrata. Ma io andrei a vederlo. Anch'io. Perché no? Un nuovo record per il mondo dei videogiochi. Okan Kaya, un ragazzo australiano, è entrato nei Guinness dei primati per la più lunga sessione ad un gioco, con le oltre 122 ore consecutive di Call of Duty Black Ops 2. E sti cazzi. Okan si è aggiudicato un nome nel nuovo libro dei record più famosi del mondo. Ma proprio Black Ops 2, vabbè. Vabbè, purtroppo. Okan ha dichiarato di voler superare le 54 ore consecutive con 10 minuti di pausa tra un'ora e l'altra, ma più che andava avanti e più desiderava superare il record per imporre uno nuovo. Roba da matti, o è la nuova tendenza del top score stata sostituita da questo modo di fare gaming? No, ormai le generazioni secondo me si stanno rovinando, anche se comunque insomma... Sì, però proprio scegliere Black Ops 2, esatto. Cioè, è una cosa... Vabbè. A te piacciono gli FPS? Sai, io sono cresciuto con Star Wars Dark Forces, giocavo a quegli FPS. Ah, quindi te l'ha tristato la notizia della LucasArts? Molto. Di recente? Molto, purtroppo sì. E va bene ragazzi, purtroppo il progresso è spiegato. Quindi dato che te sei anche un cosplayer, prossimo cosplayer ti devi vestire da Gebra Streetwood. Certo, sto iniziando a scaldarmi. Non vuoi niente? No, però devo dire che mi ha rattristato soprattutto per quel discorso di quel nuovo gioco Star Wars, non mi ricordo come si chiama, quello nella prigione stellare che dovevano far uscire. L'hanno fallito. Lo fanno uscire. No, infatti. Infatti. No, ma mi sa che l'hanno chiuso. Appunto. Sì, l'hanno proprio fatto fallire il progetto. Vabbè, per fortuna i film relativi a Star Wars, quelli no. Io sono tuo padre. Cioè, per fortuna. Per ora, diciamo per fortuna. Per scaramanzia. Katsuhiro Arada, che non è una parolaccia, è il creatore del famoso gioco di combattimento di Tekken, ha di recente dichiarato che il fattore che vorrebbe ampliare nel suo genere preferito è proprio la strategia. Nonostante il suo picchiaduro sia molto differente da quelli tipici a due dimensioni, come Street Fighter oppure King of Fighters, Arada è convinto che i movimenti laterali e il nuovo sistema di combo di Tekken non sia più sufficiente e ha deciso di voler rendere il proprio brand ancora più strategico. Se posso dire la mia, d'accordo, ma per favore, Arada, Le Fornerd, ti lancio un messaggio, togli Eddie dal cast.
Io ho rotto un pad della PS3 perché non sono riuscito a sconfiggere un Eddie online. Cioè io mi faccio un mazzo così per giocare e vedo questo bimbo minchia che con X e cerchio. No vabbè raga, non si può andare avanti così. Visto che siamo in tema di record, è stato battuto il record mondiale di Pac-Man. O Pac-Man, dipende da quello, altrimenti mi cazziano. Da David Race, il suo cognome è tutto un programma, che è riuscito a portare al termine il famoso gioco della Namco in 3 ore e 33 minuti e 12 secondi. Il precedente record apparteneva sempre a lui, che aveva impiegato solo 8 minuti in più. David ha finito tutti i 256 livelli del gioco senza mai perdere una vita. Complimenti. Però anche perché io se gioco a Pac-Man gioco 12 secondi senza perdere una vita. Ma io non sapevo che i giochi tipo Pac-Man avessero la fine. Tu lo sapevi? No. Ma anche il serpentone c'ha una fine, quindi... Ero convinto che nessuno la vedesse mai, almeno, se proprio c'era. No, io più che altro ho scoperto di recente, tra l'altro grazie a... grazie a un video che sta su YouTube, che esiste un evento all'interno di questi videogiochi che apparentemente sembrano infiniti, sembra che non abbiano fine, chiamato kill screen. Cioè arrivato a un certo punto, a un certo livello, dopo i primi 3-4 secondi di gameplay, tac, parte la fine del livello, ovvero il game over. E sti cazzi. Perché il computer, se ho capito bene, non è più in grado di elaborare ulteriori livelli. Beh, però sono come le fight di World of Warcraft a tempo. Sì. Che quando arrivi a tot minuti, bam, parte. Pam. Whippate tutti. Pam seguito dalle bestemmie, tutti i raid, eccetera, certo. Eccetera. Va bene. Vabbè, adesso ci guardiamo a proposito di World of Warcraft, perché è tema di oggi, CineMorg. Ma Blizzard, permettimi, correggimi se sbaglio, è l'azienda che fa i filmati più fighi. Io mi chiedo come mai non abbia ancora fatto un film ispirato al mondo di World of Warcraft. Perché Sam Raimi, che era stato incaricato come regista, ha rinunciato. Ricordiamo il regista della prima trilogia di Spider-Man. Le ultime news dicono che lo faranno. Sì, infatti. Hanno preso il regista di Moon, che è un film stupendo, uno dei miei film preferiti. Esatto. E ho sentito che sta in fase di preproduzione. Che tra l'altro, Arthas sembrava, la voce corridoio era che doveva essere Vin Diesel. Vin Diesel, no, doveva fare Arthas. Vin Diesel no, vi prego, no, ragazzi. Per me Arthas è l'attore di Thor Hemsworth. No, quindi scusa. Vabbè, di certo non lo può interpretare l'attore che ha fatto Thor, per quanto comunque gli somigli, secondo me. Sì, è biondo, no, perché gli somiglia, per quello muscoli così. Quindi vabbè, comunque adesso ci guardiamo quindi loro i due cinematic trailer, di uno di Burning Crusade e uno di The Wars of the Lich King, che non mi viene mai da dire. Perché tu sei uno sporco dell'alleanza, ti sei convertito dopo. Non è penso proprio. No, 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 assolutamente. Di la verità. Dai, guardiamocelo. Imprigionato per 10.000 anni. Esiliato dalla mia terra natale. E ora voi osate entrare nel mio regno. Thank you.
siete pronti? Figlio mio, il giorno in cui sei nato, le stesse foreste di Lordaeron sussurrarono il nome Arthas. Osservato con orgoglio crescere e trasformarti in un'arma in difesa della rettitudine. Ricorda, la nostra dinastia ha sempre regnato con forza e saggezza. E sono certo che eserciterai questo tuo grande potere con moderazione. Consiste nel toccare il cuore del tuo popolo. Ti dico tutto questo perché, quando i miei giorni finiranno, tu sarai il re. Ragazzi, che dire, io quasi mi commuovo a vedere di nuovo il filmato del re dei Lich, di quello che è stato il re dei Lich e quello che per me sarà sempre il re dei dannati, insomma. Comunque abbiamo voluto improntare su WoW, proprio sì, perché sì. Ben è WoW che ha diviso la categoria dei morph, pre-WoW e post-WoW. È proprio stata un'introduzione di World of Warcraft che sì. Infatti per noi, per i giocatori di Morph, il retro gaming è tutto ultima. Quello che viene prima di World of Warcraft. Ultima, tu conosci i giochi MMORPG prima, ambientati prima? Io ho cominciato a giocare con Ragnarok Online che ho riprovato classico. Ultima diciamo retroattivamente dopo. Io ero un gestore di un Shard privato di Ultima Online. Ho stato da GameSurf, cosa Tiscali? Si chiamava Tera, T apostrofo H era
che praticamente c'era un background molto, molto gioco di ruolo, molto roleplay, buttavamo fuori le persone che non parlavano in stile fantasy. Però ci siamo divertiti un bel po', quindi avevamo questa passione. C'era uno scrittore che scriveva il background, è stato molto bello, è stato un'esperienza. Insomma, c'era un bel lavoro, c'era una bella organizzazione. Sì, eravamo dietro. 12 persone a gestire lo staff di questa cosa qui. Beh, io vivo una cosa simile su WoW adesso, quindi è abbastanza divertente sentire queste storie. Sì, anche perché ricordiamo che tu non giochi su un server italiano, neanche italianizzato, proprio. Neanche italianizzato, English. Io gioco su Argent Dawn Europa, che è un server più grande fra quelli roleplay sui server europei. Ascolta, puoi darci un'idea, un'infarinatura generale di cosa significa giocare appunto a MMORPG RP? Perché purtroppo, come molti sanno, in Italia questa particolarità del gioco di ruolo online è andata praticamente perduta. Puoi spiegarci? Certo, allora l'RP si tratta appunto di giocare a un MMORPG non solo facendo dungeon raid, livellando, ma anche interpretando il proprio personaggio. E quindi si tratta di, per esempio, usare su World of Warcraft la famosa funzione slash E, cioè l'emoticon, per descrivere la propria azione, quelle che non si possono far vedere con le movenze del personaggio. Insomma, WoW è anche un gioco datato, è una bella Ferrari, è un motore di una Ferrari su una 500. Sì, parecchio. E quindi, insomma, si tratta di descrivere le azioni del proprio personaggio, dialogare con gli altri personaggi non in quanto giocatore, ma in quanto personaggio del mondo di World of Warcraft, elfo del sangue o orco che sia. E quindi si tratta di creare delle storie insieme, ambientate nel mondo di Warcraft o di, insomma, in un mondo fantastico in generale, e portarle avanti insieme. Su World of Warcraft è interessante perché da quando hanno inserito la funzione del Real ID si può comunicare con l'altra fazione, dunque si possono organizzare questi grandi eventi RP PvP in cui praticamente abbiamo riportato in auge un po' il World PvP che è morto su tutti gli altri server. C'è una forte lamentela da parte di giocatori con la Blizzard perché immagino. Non c'è più World PvP, da noi è roba quotidiana. Io adesso volevo chiedere alla regia di mandare avanti un filmato che con l'audio aperto, che intanto commentiamo, che sono praticamente un escurso su dei Morpg prima dell'era di World of Warcraft. Ce lo mandiamo intanto in play e lo commentiamo insieme. Il primo, ovviamente, non poteva mancare Ultima Online. Ultima Online, disegnata da Lord British, è stato il precursore, secondo me, dei Morp. Guardate la grafica la grafica 2D, che comunque mi ricorda un sacco di notti insonne anche qui. Guardate i nomi dei personaggi sopra i IPG. Cioè, sono più le parole, sono più i nomi che... La cosa bella, la cosa bella di Ultima Online è che te dovevi parlare, dovevi scrivere proprio le magie, e se ti zittivano non potevi più castare. Perché c'era proprio il silent come magia anti spellcraft. Cioè, una cosa era. È ancora più gioco di ruolo. Sì, sì. Ultima Line permetteva di. E poi potevi ripararti dietro gli alberi e la magia veniva annullata perché non eri in target. Non eri. Insomma, era molto tattico. Non era a turni. Non era tipo come WoW che è a turni mascherato. Questo era proprio veramente in tempo reale. E per l'epoca. Parliamo del. In metà anni 90 56k c'era, se non 56k tra, no, io giocavo a 36 addirittura. Ma come si faceva a giocare a 36k? Era molto difficile. Comunque, io giocavo a Ragnarok con gli SDN. Comunque sarebbe bello vedere la meccanica di Ultima rifatta in un gioco moderno. Infatti, ma non credo. Secondo video è Dark Age of Camelot. Anche questo è stato, secondo me, è stato il primo video. Il primo Morp che... Microsoft, se non sbaglio. No, Dark Age of Camelot, no. In Italia l'ha distribuita la defunta Simulmondo. Ed è stato il primo Morp di produzione, cioè tradotto in italiano. Ed è stato il primo Morp che ha introdotto il reame contro reame. C'erano tre reami in lotta, c'era una zona, diciamo, aperta, che praticamente, a seconda di chi vinceva, la mappa cambiava, la mappa del reame cambiava, avevi dei benefici, delle reliquie. Anche qui parliamo del 99-2000. E già parlare di reami, reliquie, 99-2000 è stato un avvenimento incredibile. Alla faccia dei giocatori di Guild Wars 2 che dicono che era originale. No. Dark Age of Camelot è stato veramente il primo gioco che permetteva di fare RVR, quindi reame contro reame. Tre reami diversi, non mi ricordo neanche più quali, cioè uno degli elfi, uno dei vichinghi e l'altro degli umani, mi sembra. Però era comunque giustificato da lore, perché uno dei grandi difetti dell'RVR di Guild Wars 2, secondo me, è che non è giustificato nella storia. Infatti, il terzo invece è Morpg, che andiamo a vedere nel filmato, cioè è Lineage.
Lineage 2 che ha fatto storia, non poteva mancare. Ha fatto storia a sé. E guardate qui, a parte questa è l'espansione, quindi grafica ricurata, rivista, però Lineage anche questo è datatissimo, e guardate un attimo ovviamente lo stile che aveva, coreano ovviamente, però uno stile che secondo me... Io ho giocato, ho provato a giocare Lineage 2, sono entrato e c'era il PvP aperto ovunque, un passo morivo, dopo 5 passi ho bloccato l'account, mi sono rotto... cioè, la mia esperienza di Lineage 2 è finita lì. Lineage era uno di quei giochi coreani in cui la vera difficoltà è livellare. No, la vera difficoltà era per me camminare, perché veramente ti one-shotavano anche in città, ma da distanze chilometriche, ma imparavo... Mio amico ci giocava, riusciva a one-shotare i newbini che li vedeva piccolissimi, da lontanissimo. L'ultimo, mi sembra che sia l'ultimo o penultimo, io credo se dovrebbe essere l'ultimo questo. Vediamo un attimo. Eccolo qua, uno dei miei giochi preferiti, i miei mod preferiti, City of Hero. È stato il predecessore di DC Universe, e City of Hero è stato per me, prima di giocare a World of Warcraft, e anche mentre... Ti potevi fare il personaggio, potevi creare il personaggio come volevi, potevi scegliere i poteri, potevi essere un energetico, potevi essere un tank, potevi essere uno scrapper, che era il picchiatore, tipo Wolverine. Ah, ma vedo anche dei frammenti di fumetto. Sì, sì, era proprio la storia di City of Hero, era appunto questa città dominata dai nemici, dai villains, e dove te avevi i tuoi poteri e potevi trasformarti, potevi volare, potevi andare veloce, fare salti come Hulk, ed era per un amante dei fumetti come me è stato veramente una cosa bellissima. Che si realizzava. Peccato che era veramente non equilibrato, proprio il contrario dell'equilibratezza, perché mi ricordo che se ti facevi uno scrapper Venom con determinati poteri potevi andare a uccidere mostri anche di livelli veramente assurdi. E questo era un breve excursor secondo me dei giochi che hanno fatto l'epoca dei MOARP prima di WoW. Poi ovviamente quando è stato WoW, dopo ha fatto man passo di tutti i giocatori, perché ricordiamo che WoW è arrivato a toccare i 12 milioni di account attivi. No, i 13. 13 milioni di account. 13 milioni di account per una media di 10 euro account significa un fatturato di 130 milioni di dollari al mese. E l'ho fatto durante l'espansione peggiore. Infatti, l'ho fatto durante Cataclysm. Cioè, no, aspetta, hai detto che Cataclysm è stata l'espansione peggiore? A livello di gameplay, secondo me sì. Beh, no, dai. Ha fatto fuggire molte persone. Calma. Ha fatto fuggire un po' di persone. No, adesso parlo un pochino io perché è stata la mia espansione preferita. Per cui. Sì, sono d'accordo con te. Io non ho giocato. Sono d'accordo con te perché la gente è scappata perché giustamente vedendo che il numero di flash heal castabili da 30 è passato a 11, e quindi normale il bimbo minchia: non posso più curare come voglio, me ne vado. Non posso più curare come voglio, me ne vado. Non posso più curare come voglio, me ne vado. E se n'è andato via. Infatti. E hai ragione tu, anche perché la seconda metà. La seconda metà soprattutto. Purtroppo la difficoltà è andata scemata, è andata scesa. Ma è stata prima della patch su Deathwing, che fosse la 4.3. Già con le Fireland. Esatto. Si sentiva già una puzza di noob in giro, però abbiamo detto: vabbè, dai, con Deathwing arriverà. Però comunque. Diciamo che... Guarda che è la tosta, non credo. Sì, però parlando sempre di retro gaming, comunque, secondo me la bravura della Blizzard è stato prendere tutti questi giochi qui, quindi Ultima Online, Lineage, col PvP, e metterli tutti insieme e fare appunto Dark Age of Camelot con i reami, con le fazioni, con... Metterci sotto un background che ovviamente è uno dei migliori background, anche se spaventoso. Non, il background di WoW è ormai è storia ventennale, storico. Quindi è collaudato, ed è riuscita a trasformare in un prodotto, diciamo, di nicchia, che i MOARP prima erano di nicchia, in un prodotto commerciale. C'era gente che comprava la connessione internet solo per giocare a World of Warcraft. Vabbè, perdonami, attenzione, non solo commerciale, perché sì, è vero che se da un certo punto di vista... Commerciale nel senso che è arrivato in casa di tutti. Sì, no, cioè, sì. C'è gente, sì. Che... Cioè, prima i MOARP giocavano solo persone che volevano veramente giocare online. Sono il nerd con gli occhialoni così. Infatti, e i brufoli. Più adesso, brufoli che... Adesso belli, invece, diciamo, sì. Giochi online è la prassi, cioè se non c'è la componente, sì, online è vero, è riuscita ad avvicinare un pubblico che comunque, come hai detto tu, non, insomma, più, o della console non andava. Ma adesso vorrei chiederti una cosa. Abbiamo visto tutti questi video che riguardano MMORPG appunto datati. Sì. Se tu avessi l'occasione di prenderne uno e magari, insomma, di prendere una qualità di uno di questi MMORPG che abbiamo appena visto poco fa,
e portarlo in era chiave moderna, quale caratteristica sceglieresti? La seconda che hai detto. In poche parole, quale caratteristica manca a World of Warcraft? È una domanda molto molto difficile. Vabbè, non ce la facciamo mancare. Probabilmente è una caratteristica che World of Warcraft ha perso. Ovvero? Ovvero la bellezza di vedere un mondo nuovo. Esplorare. Ultimo online, per esempio, facevi di chilometri in cavallo. Tutti, ma anche World of Warcraft. Anche Dark Age, all'inizio lo facevi. E adesso lo spirito di avventura. Devo dire che lo sta recuperando. Vi ricordate? In parte con Mists of Pandaria, perché Pandaria è un continente veramente. Io mi ricordo i miei primi 4-5 giorni di leveling al 90, che per quei 4-5 giorni ho veramente rivissuto il vecchio piacere di andare in un posto e non sapere cosa ci avrei trovato. Vi ricordate i trenini che ci facevano Strangton Vale perché era troppo lungo da fare e non avevi ancora il cavallo? Che uno era eletto a muovere la tastiera, gli altri facevano in follow perché era talmente lunga per farti lo Strangton Vale che ci mettevi 15 minuti. Guarda, a fare tutta la zona. Io quando ho cominciato a giocare a Warcraft ero in alleanza, il mio primo PG, solo perché amici erano in alleanza. So perché Jaina è buona, quindi. Daniel, no. Anch'io. Umano, no, anche io, però sono umano, passato all'ordo molto in fretta. Comunque, ricordo che dei miei amici giocavano Draenei, io giocavo umano, eravamo livello 5-6 all'inizio. Hai cominciato con Banding Crusade? Sì. E dovevo raggiungere loro ad Azur Mistyle per expare insieme. È stato bellissimo. Ho chiesto un passaggio a un paladino di livello 70 che era lì ad Ironforge e lui mi ha accompagnato a piedi. Fino a Manity Harbor, facendo tutta la vallata, esatto, giù. Esatto, quello è lo spirito d'avventura che io parlavo poc'anzi. Sì. Questo manca un po'. Oppure vabbè, anche le caratteristiche che hanno inoltrato, tipo i dungeon divisi in due parti, tipo appunto poco fa parlavamo di Maraudon. Noi prima sapevamo quando entravamo in Maraudon, non sapevamo quando uscivamo. E la gente che si perdeva, che andava a recuperare. Sì, che andava a recuperare, perché... Mentre le davi, vedevi questi personaggi che... tentavano di trovare un'uscita. Beh, ma quando si whippava Molten Core, che dopo ti dovevi rifare mamma tutta la montagna mia. Indietro mamma mia, mi ha fatto pensare Molten Core. Va bene, adesso allora facciamo così, adesso vediamo un filmato che è il cinematic trailer di DC Universe e poi parliamo Universe. Facciamo quattro chiacchiere con l'ospite. Volentieri, vai. La battaglia finale nella mia lunga guerra contro Superman. Con i suoi poteri prosciugati dalla costante battaglia, fu costretto a spingersi nello spazio per ricaricarsi ai raggi del sole giallo della Terra. Io allora colpii. Ma la mia ossessione mi aveva accecato. Non avevo visto la vera minaccia, il vero nemico della Terra. Andiamo! Lanterna! Affronta qualcuno della tua taglia! Cyborg, fuoco concentrato su Luthor mentre io richiamo giù l'artiglieria pesante. Deathstroke, è tempo che tu ti unisca alla festa. Presto, presto! Abbiamo un sacco di gente da ammazzare. Hai perso qualcosa! Salve, sorella! Thank you.
Che cosa? Nessuno uccide il pipistrello tranne me! Chiamalo! Lo voglio qui da me! Sì! Pazzo! Adam! Non meriti di vivere! Diana! Sconfitto da un semplice uomo! No! Tu hai perso tutto! No! Io ti ho battuto! Io, Lex Luthor! Brainiac era tornato. Per anni aveva rubato i poteri dei difensori della Terra, ma noi eravamo troppo occupati a combatterci per vedere il pericolo. Con voi tre morti, Brainiac ha eliminato rapidamente gli eroi rimasti. Quelli fortunati sono morti combattendo. Alla fine, solo io sono sopravvissuto, un topo, tra i muri dell'edificio di Brainiac. Ho viaggiato indietro nel tempo per avvertirvi. Questo è il mio passato, ma per voi è il futuro. È la fine dell'umanità, ma insieme dobbiamo impedirla. Che cosa hai fatto, Luthor? Ti ho dato la possibilità di combattere. Mente. Deve essere una trappola. Perché dovremmo fidarci di te? Perché se non lo fate, la Terra è condannata. Ho rubato gli exobyte di Brainiac. Contengono i poteri rubati agli eroi e ai criminali del mio tempo e li restituiranno a chiunque entrerà in contatto con loro. Gli exobyte creeranno una nuova generazione di superumani per combattere l'invasione di Brainiac. Inoltre insegneranno loro come usare queste nuove abilità perché dovranno essere in prima linea nell'imminente battaglia o il mio cupo futuro diventerà anche il vostro. Ragazzi, a me è sembrato di assistere a un film più che al trailer di un videogioco. Il cinematic trailer di DC Universe per me è qualcosa di incredibile. Io che non amo la DC mi sta quasi venendo voglia di provare. Anch'io. Io odio la DC perché tutti i supereroi da DC mi sembrano delle checche, però vederlo in quella veste lì... È proprio per quella ragione che a me non mi piace tanto la DC. Però vedere Superman, che di solito sei pettinato, tutto a modo suo, vederlo in quello stato è... Insomma, ha fatto un po' di tristezza. Va bene, allora, io direi di dedicare qualche minuto al nostro ospite, anche perché, insomma, se lo merita. Allora, in poche parole, da quanto tempo giochi a World of Warcraft? Abbiamo detto da circa, ormai credo siano 8 anni. Sì, no, tu hai detto che hai cominciato con The Burning Crusade. Esatto. Però io ho visto prima, nel nostro precedente colloquio, che comunque hai qualche infarinatura, seppur generale, dell'espansione, cioè dell'espansione, del gioco base di Vanilla. Sì, perché ho provato su un server che ha mantenuto... Non dire la parola pirata, che sennò... No, non si dice. No, un server che ha mantenuto... La del gioco Blizzard, sì, ovviamente. Okay, sempre del gioco Blizzard. E quindi ho avuto modo di provarlo. Diciamo che mi piaceva molto l'idea, soprattutto di non volare. Sì, quello sì. E soprattutto ricordiamo che, cioè, ricordiamo, seppur noi con un po' di sofferenza, che la Mont
A noi costava tanto. Ora te la regalo. No, ma anche, a Burning Crusade ancora costava 500 gold sì. L'epica e 100 gold la normale. La prendevi al 40, adesso la prendi al 20. Ormai è facile. Ormai te la metto molto facile. Prendono la tigre. Esatto. Ascolta, io non vedevo l'ora di arrivare al 40 per prendermi il cavallo. Anch'io. È una cosa. Vabbè, io avevo il druido, quindi già avevo la ghepardo. Terry fortunato. Sì, io ero non morto, che tra l'altro ti dà anche l'animazione che sembra che più piano degli altri, perché sembra. Quindi io ero non morto, quindi sembrava andare anche più piano. Ci ho messo 40 livelli a capire che andavo veloce come gli altri a camminare, perché ero un newbino, quindi... Vabbè, potevi entrare nell'alleanza fin da subito, no? No, dopo appena c'è stata la possibilità di cambiare razza... Anche io ho cambiato subito. Ho cambiato Blood Elf subito. Ma che senso ha giocare un gioco fantasy e farsi l'umano? Nessuno. Io posso capire lo gnomo che ti fa prendere per il culo. Il nano è figo, ha tutta una storia. Night Elf, va bene, è quello che sei... Ma l'umano... Cioè, figa, voglio dire, l'umano è l'umano, cioè, chi se lo caga l'umano? No. Sparati allora, che ci capisci a fare? Ma cioè, non morto, non l'orcaccio. L'umano ha senso solo se lo fai Death Knight per riprendere un po'... Sì, Arthas, è l'umano cattivo, cioè, quindi per l'umano... Fino a Arthas, perché... È l'umano cattivo. Cavoli. Ma volevo fare una domanda a Valentino. La quest più bella che hai fatto in World of Warcraft, secondo te? Allora, la più divertente o la più bella? La più bella. La più bella, la porta dell'ira. Quindi Under City. La porta dell'ira e Under City. Approvo, sì, approvo. Anche per me. È quella più carismatica, perché vedere poi tutti diciamo, le statue rotte, che le hai sempre vissute così, e vai a vedere flashback, non sono ancora intere. Sì, esatto. No, ma poi a me è piaciuto molto ci sono proprio le macchie di sangue che rimangono impresse e vedi dove sono state uccise le persone. È una cosa. Ma a me piaceva anche molto la parte all'inizio, quando tu hai passato tutto il tuo leveling, mi pare che la facevi al 76. Quella lì, 76. Arrivi lì, dopo che tu hai visto Arthas, l'hai intravisto due volte. Sopra la cittadella lì a Dragonblight, arrivi. E lui esce dalla porta con Frostmourne. Ma questo è del Lich King No, lui esce dalla porta con Frostmourne e ti dice: vi insegnerò il vero significato della paura. E ammazza l'hai saltata te allora. Ma non penso che fosse possibile saltarla, sai? Sì. Si poteva saltare? Come no? Perché è lunga quella, perché dura 40 minuti. È quella col filmato con Lord dell'Alleanza che attaccano insieme la porta. Io di ricordo Arthas. Che quando cominciamo. Quando insorgono i non morti. Sì, è la chiamata. Quella con Putres che tira è la chiamata comunemente la quest di Under City, no? Sì. Ricordo che proprio la saltai. Invece la mia preferita è stata quella di Onyxia. Io sono storico. Onyxia. Sono amante di. Soprattutto quando poi torni a Stormwing e vieni a scoprire che Onyxia, insomma, c'è tutta... Ti è mai capitato di andare nelle Badlands adesso, cioè dopo Cataclysm? No, io ho ucciso Deathwing e Cataclysm, una delle cose che era molto bella era che tu rilivellando da uno vedevi le zone come erano cambiate, no? Sì. E spavi nelle nuove zone che hanno queste diverse. Ma in Pandaria? No, in Cataclysm. No, in Cataclysm io ho livellato. Se tu vai nelle Badlands in Cataclysm, dove tra l'altro c'è la storyline che ti spiega come nasce poi Wrathion, il principe nero che c'è in Pandaria adesso, che dà le quest leggendarie. E nelle Badlands c'è una quest molto divertente, che è in cui praticamente tu trovi un accampamento con un nano, un orco e un gnomo, e loro ti danno delle quest che si chiamano il giorno che Deathwing arrivò. E sono delle quest sceme, proprio stile Blizzard, in cui tu con lo gnomo, con il nano, devi prendere a pugni degli elementali finché non arrivi da Deathwing con l'armatura umana e gli tiri un pugno in faccia. A Blizzard è incredibile, a Blizzard ti mette, cioè, ti lancia delle sfide un po' banali quanto divertenti, allo stesso tempo anche delle sfide dure e molto impegnative. La quest di piante contro zombie è durina, non è facilissima. Che è tratto da un mobile game. Certo, piante contro zombie è bellissimo. È il gioco originale. Un'altra domanda. Quest'estate, tra l'altro. Un'altra domanda. Il raid più bello? Non il più difficile, il più bello. ICC. Come fai a non ICC? Come fai? Dai, no, ICC. Karazhan. No, dai. A Karazhan opera è il boss più bello. È bellissimo. Che non sai se ti capita Capo Tutto Rosso o Mago di Oz o Romeo e Giulietta. Madonna, però io ricordo quando dai CC esci fuori dopo il terzo boss, dopo il secondo boss, e arrivi sui bastioni di Icecrown. No, quando arrivi che fai la battaglia sull'aeronave e dopo vai avanti lì, quando sai che ci stai per entrare. Ma odiavo quella. No, per me. No, quella lì era figo. No. Era la prima volta sì, poi no,
non mi piace. A me piace la seconda parte. Quando io ricordo che ogni tanto pugavi il 20. Io facevo il ride in 10 e pugavo il 25 quando ancora non erano lo stesso save. No, non sapevo sta cosa. E pugavi il 25. Il 25 si arrivava sempre almeno al quarto boss. Trovavi il gruppo giusto, arrivavi anche più avanti. E quando si pugava ICC-25, l'aeronave si faceva in eroica perché era proprio free looter, troppo facile, anche l'eroica. Ma invece la zona più bella? Non lo so. Io ti aiuto, perché... per me un Goro Crater. No. Per me un Goro Crater. Per me devo dirti che sono state le Barrens post Cataclysm. Le Northern e le Southern Barrens post Cataclysm con Lord e l'Alleanza che si scontrano davanti a Terramur, soprattutto visto quello che succede dopo. Sì. Perché insomma lì poi diventa veramente un po' il centro della storia di adesso. Quindi tu pensi che adesso la storia è centrata su Lord, non sull'Alleanza? Assolutamente, cosa di cui io sono assolutamente felicissimo. Anche se so che molti alli sono un po'... Ho sentito più di una lamentela sui forum riguardo a questa cosa, ma sì, assolutamente sì. La tua esperienza di gioco su World of Warcraft che ricordi in modo più appassionato? Allora, a parte vedere Arthas morire, che vabbè, anche il filmato mi è scesa la lacrimuccia tutti, però, lì, non si può. Però per chi ha giocato Warcraft 3, vedere comunque Arthas morire, che in Warcraft 3 l'hai usato. Perché a me è proprio scesa la lacrimuccia, cioè c'è solo buio davanti a me. Dio mio, cioè, per me lui è Warcraft. Soprattutto quando ricordiamo che in molto... Warcraft 3 lui diceva: io combatto per la luce, esatto. Per l'Enel. Sì. È vero. È vero. Comunque, no, l'esperienza più bella, devo dire che a parte appunto in senso di gioco vero e proprio, è stato quando sul mio server si è organizzato un Argent Tournament in PvP fatto bene con il minigioco delle cavalcature. Non so se ve lo ricordate. Sì, come non ce lo ricordiamo. Sul mio server si organizzò un Argent Tournament in RPPvP in cui si interpretava il torneo, insomma è stato particolarmente divertente. Io ho fatto il campione per la mia gilda, sono stato eliminato subito, ma è stato molto, allora, molto bello. Adesso guardiamo le praticamente delle classifiche e vorrei commentarle insieme velocemente su quali sono i varie categorie di MORP. Preannuncio che le classifiche sono fatte da noi, quindi non secondo la nostra discrezione, da appassionati. Qual è il miglior giudizio di quello di un appassionato? Partiamo con la classifica del MOR più longevo. Ecco, quinto posto Guild Wars, perché in effetti Guild Wars tra l'1 e il 2 da tanto tempo che si gioca. Quarto posto Lineage 2, perché i coreani non si smentiscono mai. Terzo posto è World of Warcraft. Secondo posto Lineage, perché ovviamente è quello più longevo. Primo posto ovviamente Ultimo Online, perché ci giocano ancora delle persone e quindi sono più di 15 anni che giocano Ultimo Online, anche di più, forse 18, quindi Ultimo Online è per forza vince questa classifica. Quasi 20 anni che è come il Game Boy, uguale, quindi spaventoso. Come la gente che gioca ancora a Pokémon, me incluso. È proprio così, uguale. Altra classifica, se la regia è pronta, è quella del più giocato, ma intanto aspettiamo che la metta... una domanda a Flash? Flash. Siccome ce l'hanno chiesto, se un ragazzo che vuole cominciare ad appassionarsi a, appunto, al mondo di MMORPG, tre consigli Flash rapidi che ti senti di dare? Preparati a non uscire. Concordo. Trovati la ragazza che gioca. No, vabbè, a parte gli scherzi, semplicemente la voglia di vivere un mondo fantastico in prima persona deve essere lo spunto che ti porta ad appassionarti a un tipo di gioco del genere. Sì. E cercare di non passarci effettivamente però la vita. Il quarto aggiungo io: non trovatevi le ragazze. Ma adesso guardiamo la seconda classifica, il più giocato, quindi quello che ha avuto più account attivi nella loro storia. Quinto posto Dark Age of Camelot, perché tra l'Europa e l'America ha avuto tantissimi. Quarto posto Final Fantasy, perché ancora adesso in Asia. Terzo posto Lineage, per la sua longevità e perché i coreani giocano solo quello. Secondo posto Ultimo Online, per la longevità. E il primo posto ovviamente World of Warcraft, che ha toccato i 13 milioni d'account, quindi diciamo che il più giocato è sicuramente World of Warcraft, l'abbiamo ricordato prima. Merita, ragazzi. Contate che ha fatto 13 milioni d'account attivi per 10 euro di $10 in media al mese, quindi loro fatturavano 130 miliardi di dollari al mese. E pensare che c'è gente che si lamenta del fatto che appunto che si sostenga un abbonamento, però ragazzi... Ma voi sapete che in Francia ha più di 160 server nella loro server farm? 160 server ci sono. Io penso che l'abbonamento sia
a fronte di, del servizio che dà la Blizzard sia, sia giusto. D'accordo. Allora, prossima classifica, il più redditizio, quindi quello che ha portato più soldi. Quinto posto, Star Wars Galaxy, perché prima di World of Warcraft è stato quello più giocato. Lineage 2, perché ovviamente non può mancare. Terzo posto, Ultimo Online, perché ha portato un sacco di soldi con le varie espansioni. Secondo posto, Final Fantasy, perché gli item qua vanno. Primo posto, ovviamente, abbiamo ricordato World of Warcraft. Quindi è già due classifiche che vince World of Warcraft, quindi... Comunque, giapponesi e coreani non si smentiscono mai. Ma giapponesi, Final Fantasy, coreani... Sì, ma voi avete visto che sembra che veramente la Corea del Nord abbia finanziato il proprio potente militare con i farmer di World of Warcraft? Quella del sud. Quella del sud, sì, quella del sud. Proprio qua, Per me è una bufala incredibile, no, però ci sono le foto. Oddio, che... conoscendo i coreani, qualche dubbio mi sorge, qualche dubbio mi viene. Beh, guardiamo l'altra classifica, quelle il più alternativo, quindi questi sono i più strani. Quinto posto, EVE Online, perché... ovviamente molto alternativo, spaziale. Quarto posto, Star Trek Online, molto di nicchia. Terzo posto, Tales of Pirates, molto strano come MMORPG, ma molto amato. Secondo posto, Matrix Online, perché è comunque molto alternativo. Ovviamente il primo posto è DC Universe, perché parla di supereroi, di conseguenza è uno dei più, forse più alternativo, diciamo, perché City of Heroes, City of Villains e DC Universe forse sono quelli più alternativi. Sì, soprattutto apprezzo l'immagine che hai scelto per Matrix. L'hai ricercata. L'ho scelta per la classifica dopo, perché la classifica dopo, appena la regia è pronta, sono quelli più deludenti. E ora... Io non sapevo neanche esistesse. Guardiamo i più deludenti. Al quinto posto, Star Trek Online. Quarto posto, ovviamente, è Warhammer, perché è stata una schifezza inaudita. Una schifezza. Terzo posto, Matrix Online, ho scelto una persona in mutande, perché è veramente una schifezza. Secondo posto, Lord of the Rings Online. Primo posto, non poteva mancare, Dungeons & Dragons Online. Perché con una licenza del genere, fare un gioco del genere è proprio stato una... cioè, Dungeons & Dragons... fan. Conosco perché, chi ci gioca, Presentamelo, presentamelo, perché deve essere presentato. Ultima classifica, però prima di prendere l'ultima classifica volevo dirvi, ma quel Matrix Online in mutande? È la mascotte di questa puntata, Neo in mutande. Tu sai che EVE Online ho sentito dire abbia scatenato delle risse in Islanda, dove sono 3.000 persone. Sì. Ma perché cosa? Perché le due gilde avversarie islandesi. Ma pensa te. E poi dicono a noi che siamo matti perché paghiamo per giocare, esatto, a World of Warcraft, tu pensi. Ultima classifica, quindi il best MMORPG, il più letto da noi. Quinto posto, Dark Age of Camelot. Se lo merita. Se lo merita. Quarto posto, Lineage 2, perché è entrato in tre classifiche e non potevano entrarci, anche se lo odio. Terzo posto, Final Fantasy, perché comunque tra l'11 e il 14 sono Ultimo Online, secondo posto. Ovviamente il primo, avendo vinto tre classifiche, World of Warcraft. E vedete cosa ho messo? Come filmato Arthas, la fight di Arthas, perché è epica. Quindi diciamo che il best MMORPG eletto da Left 4 Nerd è World of Warcraft. Ma senza dubbio, cioè, Voglio dire, anche perché gli utenti ci hanno conosciuto World of Warcraft, quindi non saremmo qui altrimenti adesso. Matti 5. Altrimenti non saremmo qui. Ok, altrimenti allora, non avremo neanche l'ospite, quindi. Te cosa ne pensi di queste classifiche? Sono azzeccate? Hai qualcosa da ridire? Sì, l'unica cosa su cui ho un po' da ridire è quel Final Fantasy 11, che è proprio soprattutto perché il 14 non è neanche esistito mai, in realtà, perché non è più uscito. Lo so, però in Asia ci hanno giocato veramente tanto. Io ho smesso di giocare a Final Fantasy 11 dopo aver passato 15 livelli a uccidere pecore giganti. Adesso dato che vediamo che è arrivata l'Albi, che è lo speaker che oggi ciao, vado qua, dai, vai lì. Allora Albi, la tua esperienza videoludica non è tanto forte, la mia esperienza con i videogiochi. No dai, un po' hai giocato a te, so che giochi la Nintendo 3DS. Sì, io gioco con la Nintendo 3DS, esatto, con la Wii ogni tanto, però ormai non ci gioco più perché non ho più tempo, sono sempre qua. Beh, dentro, gioca bene, quindi... se gioca con Nintendo gioca bene. Quindi sei ferrata a Mario Kart? Moltissimo, secondo me perderò. Ah sì, immagino. Ve lo dico prima. Va bene, ricordiamo che l'Albi è la direttrice generale di C100 e conduce Happiness, un programma che va in onda tutti i giovedì sera alle 21:30. Ok, perfetto. Abbiamo fatto la marchetta anche lei. Bene, dai, sfidiamo allora Valentina e l'Albi. Dai, fatemi perdere, dai, che non vedo l'ora. Andiamo. Allora, vai, iniziamo.
4 giocatori. La sai, vediamo l'Albi come si fa. Io non mi vedo, sì, mi dispiace, Daniel. Allora, premete, pulsante A sui vari controller. Un attimo. Allora, guardatevi i colori, corrispondete il vostro numero. Ok. Ok? Sì. Ok. Bene. Corsa sfida. Corsa corsa individuale. Sì. Scegliete quali personaggi. Io non mi vedo. Ok. Devi puntare con... No. Ah, ecco. Okay. Aspetta, che mi... Guarda che controllo sulle spalle. Ah, non mi vedo. Vai. Ma dove sono? Sì. Sei per Luigi? No. Ho preso Luigi? Eh sì. Come ho preso Luigi? No. Sì. No, io ho preso Luigi. Ah, vai. Perché io non mi vedo? Dammi. Fammelo te. Ti guarda, ci pensa? Sì, dai. Pizzo. Ok. Ti prende le vostre cose. Sì, il programmer non sceglie nulla, il programmer non gioca. Sì. Infatti. Scegliete automatico tutti. Premiali. Tra ginocchiate. Lacciate delle orecchie. Questa è il bar a giocare. La bar. Lacciato umano, possibilmente. No, seguo io. Ecco qua. Mi è montagna di campi in conte. Io provo che se questa è... Ma se lei rimbalziamo fosse le montagne, le montagne di Death Knight. Prima! PAM! Le armi le uso veramente così, guarda. Le armi, ma non virtuali. Hai capito. Ma dolore non è virtuale, dolore. Giuro che non ti calcio più. Devo dire parole famose. Ci siamo? E tu è. Via! Oh, testo! Ale, una cosa tua, che sono? Mi sento uno più grosso di me. Vai via! Salto! Oh, ma questo è figo però, eh! Che si è! Attenzione che... Oh! Stiamo facendo lo sciopero! Altro! Vabbè ragazzi, io... Qui qualcuno para! Io ho già finito, già la continua dei piccoli. Ma proprio il missile? Eh sì, eh. Come ho fatto? Scusa, io non so come ho fatto. Sì, lei fa posto. Lei fa posto, ma lei è uno scrittore di questo qua. Una pietra chi la poteva prendere? Se l'ho fatto che sbattare, perché era un ecco. Ma... Hai preso un missile, sei andato da via, adesso sono con la macchina e la vai. Non sono capace, ragazzi. No, va bene, ma... Adesso, Ale, morta. Ci sono ancora. La Valentina può stare distruggendo la sua volta. No, io sono capito di nuovo. No! Anche te! Hai buffato la così. Però la macchina non si buffa, non si buffa. No, la pista più buona no. E mi ripeto per questo. Opla! Via col tuo robot. Calco la tigre! Ma sono primo io! Se ti ho detto con altri, sei Mario! No! Mario. Senti, ti fa io sono Mario! Va bene, ma allora che ti fai? Devo riuscire a prendere Valentino, sennò prendiamo i numeri delle classifiche. Cuba, Cuba! No! Ciao bello! Nooo! Ero quinto! Ovviamente l'Albi è ferma alla posizione 12, perché fino a più basso la posizione si può andare. Ma che Dai! No, con questi comandi
volta sta per tornare a questa camicia, sei la più bravica. Non so che fa, questo gioco, prima non mi piace. Ma sai che io per metà, io non sono, ma per metà gara io non si fa che sono. Se la partita dello staff la porti tu. Io continuo a caderci là, niente, al primo punto non è un problema. Per Kalimdor! Per Kalimdor! Mi ricordi? Non si può evitare con la bullone. Allora l'avrà piazzato qualche gioco con il bullone. No, guarda, io bastardo. Con l'acqua. Ha vinto, il nerd ha vinto. Chi ha vinto? Nerd. Io sono il nerd. Sì, Non ci avevo mai giocato in vita mia. Almeno la abbia possibilità che lo battuta. Interrompiamo. Ci siamo? È quella buona? Ok ragazzi, è stata una gara disastrosa secondo me, soprattutto a livello della mia schiena, che ringrazio i calci. Scusa. Tu ti rendi conto che metà gara io pensavo di essere lui? Infatti ho una troll face che ancora si vede, guarda. Va bene, dai, comunque ringraziamo l'Albi per essere fatto questa bella figura. Per questa bella grazie figura. A te ho vinto. Piccolo, ma. Pur perso. Quindi ha vinto il nerd questa volta. Un applauso al nerd. Un applauso a Valentino. Che ringraziamo per essere venuto qui. Ringraziamo ovviamente il signor Stefano Giorgi per questa occasione. Ringraziamo gli studi di DC100, tutto il suo staff, il canale DCU, il bravissimo regista Carletto. Io ringrazio Spadin. Io ringrazio te, Daniel. Ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento con le Fornelli. Mi raccomando, non mancate. Ciao. Ciao.